rumori di fondo. Quindi chi mai potrebbe pensare che sulla Terra sia sopravvissuto qualcun altro? Mia moglie, i miei compagni dell'ordine, i miei amici, la gente della mia stazione? Nessuno mi crede. Sono tutti convinti che sia inutile cercare segnali alla radio. Sono sicuri che noi, rintanati nella metropolitana, siamo gli unici sopravvissuti all'ultima guerra. Tutti nella metro pensano che siamo soli su questo pianeta. Ma io ho sentito con le mie orecchie quel messaggio alla radio. È stato subito coperto dalle interferenze, ma l'ho sentito. Significa che là fuori, da qualche parte sotto il cielo, c'è ancora un luogo abitabile. Non siamo condannati a passare il resto della nostra vita sottoterra. Eppure nessuno mi crede. E beh, in effetti sappiamo tutti che Artyom sta cercando in tutti i modi di vedere se c'è qualche sopravvissuto. Però purtroppo nessuno gli crede. Ed eccoci qua, eravamo arrivati qui. Nell'ospedale. Salve, dottore, lei è sempre qui. Allora, andiamo a dare un po' un'occhiata in giro. Qua che faccio? Ah, qua spengo, ok. Qua spengo. Qua avevamo visto qualcosa così. Qui. Ah, vabbè, spegniamo le cose. Okay. Salve. Che posso fare qualcosa? Perché mi guardate? Cerca di evitare altri rischi inutili, ok? Anche se trovassi qualcuno là fuori, probabilmente avrà già i suoi problemi. E mamma mia. Che senso avrebbe entrare in contatto? Ricordo che subito dopo le bombe, i segnali dall'esterno erano piuttosto frequenti. Aspettate, ma poi sono ciò. Andò per controllare un po' in giro. Magari troviamo qualcosa. Qualche documento. Metro 2034. Ciao piccolo. Vabbè, andiamo avanti, dai. Mi sa che non c'è nulla da trovare. Ok, andiamo di qua. Non credo ai miei occhi. Artyom, stai bene? Ci hai fatto prendere un bello spavento. Artyom, come va? Sono felice di vedere che stai signori, bene. Signori, fatela. Dobbiamo proprio sì, festeggiare. Vabbè, grazie, grazie. Ancora un paio di cicatrici e non ci sarà donna in grado di resistere al tuo fascino. A proposito, come era così? Sei bel sole. Lasciatelo respirare. Bentornato. Batti 5, batti 5. Salve. Va bene, siete tutti in congedo. Vi do 2 ore. Sì! Sì! Lo sapevo! Siete peggio di così, ho portato qualcosa. Ci risiamo. Non facciamo come l'ultima volta. Tieni duro, Artyom. Tieni duro fino a un certo punto. Una settimana dopo. La sola cosa che sento è il ticchettio del contatore Geiger. Donna di poca fede. Oh, guarda chi c'è. Già, ci sono anche quei maledetti cosi che sanno solo gracchiare. Torniamo a casa, ti prego. Anch'io vorrei tanto vivere su una spiaggia tropicale o nel verde di una foresta, sai? Ma a cosa servono queste fantasie in un mondo che è muto? È muto, Artyom, perché è morto. Infatti nessuno gli crede. Purtroppo. Nemmeno nostra moglie. È ora di sostituire i filtri. Forza, non è il caso di prenderci altre radiazioni. Aspetti, no? Pronto? No, niente. C'è nulla da controllare qui, magari. Ah, papà mi ucciderebbe se sapesse che sono salita con te. Peggio ancora se scoprisse che siamo stati in una zona off-limits dell'ANSA. Vabbè, sei già stato tra tutte queste rovine. Sì. Quanta distruzione. E non ha visto nulla. Aveva le migliori difese antiaeree del paese. La valigia, si può fare. Così, immagina come deve essere il resto del mondo. Scusa, Anna, un attimo.
Voglio controllare un po' in giro, scusami Anna, eh. Magari troveremo qualcosa. E intanto sento sparare. Troppo tranquillo. Ho dovuto cacciare via un demone. Ho trovato un documento. I cessi, una cucina, un frigorifero. Le foto, una cucina, attenzione, l'arrotino. No. Direi che possiamo andare. Arrivo, Anna, arrivo. Dove sei andata? Ah, di qua. Scusa, ho sbagliato tasto. Ok, oh, piano, mamma mia. Forse dovresti tornare nell'ordine, che ne dici? Ci trasferiremo nella polis. Papà dice che ci procurerà un appartamento. Perché se non noi, allora chi? Non lo so. Un appartamento con una cucina e una doccia. E un letto magari. Andiamo uno per volta, non è abbastanza stabile. Ora tocca... Mamma mia, guarda qua. Arrivo, piano piano, piano piano. Arrivo. Lentamente, piano piano, con calma. Là. Direi che il peggio è passato. No, non lo so. Ehi, hai sentito? Non lo so, sento niente. Dai, questi filtri. Hai sentito anche tu? Sì, l'ho sentito. Di nuovo. Anna, mi sa che non siamo soli! Libero? Tutto bene? Sì, tutto bene, grazie. Devono averci sentito scendere da lì. E hanno deciso di tenderci un'imboscata. Un attimo, voglio controllare un po' in giro. Salve, lei c'è qualcosa? No. Un documento. Spegniamo la torcia. Dove è andata Anna? Anna? Ah. Che fretta che ha nostra moglie. Va avanti lei? Vada. Sto perdendo parecchie cose. È un brano. Ho sentito, guarda là. Salvataggio. Per fortuna i mutanti si odiano fra loro almeno quanto odiano noi. Questo tipo ha qualcosa, no? Non capisco perché questa zona sia off limits per gli stalker. Le radiazioni e le bestie non sono diverse dal solito. Fermo. Il brano. Che facciamo? Scateniamo una nuova battaglia delle tre robe o li lasciamo passare? No, lascia passare. Aspetta. Non mi muovo neanche. Non ce ne siano più. Per fortuna non ci hanno visti. Un branco bello grosso. Azzarola se era grosso. Erano parecchi. Andiamo, va. Oh, è per questo che la zona è off limits. Se tutti i branchi sono così. Che sala. Che sala. Aspetta, Anna. Puoi attivare la modalità foto? Ah, ma non mi interessa la modalità foto. Porca. Prendiamo il ponte per attraversare la ferrovia. Così non dobbiamo fare deviazione. Vediamo, eh. Merda, è troppo alto. Ehi, Artyom, aiutami a salire lassù. Ti do la mano. Merda! Dai, forza! Salgo io! Mamma mia. Hai sentito?
È un treno. No, è un treno. E funziona. Mi credi adesso? Merda, che facciamo, Artyom? Cerchiamo di raggiungerlo? Tu che dici? Chi è? Merda, sono ordine, Stiamo stiamo seguendo il treno come noi! Uniamoci a loro! Andiamo, va! Ehi, come avete fatto ad arrivare qui? L'avete visto anche voi? Certo che sì! Forza, salite! Ma che c***o? Ci hanno colpito così a tradimento. Bah, non lo so. Dovevate controllare prima, idioti. Artyom, grazie al cielo, queste persone sono dell'ANSA, non dell'ordine, bastardi. Ci hanno ingolato. Guarda come ti hanno conciato. Beh, papà non gliela farà passare liscia per questo. Ma che cosa sta succedendo nella vostra busca? Vostra? Lo dici come se non foste anche voi di qui. Infatti, il nostro villaggio è a 200 km da qui. Quale villaggio? Davvero non siete di Mosca? Un villaggio come tanti. Siamo venuti qui a cercare il padre del ragazzo. Un paio di anni fa è partito per Mosca e non è più tornato. Ma poi questi ci hanno preso. Vuoi dire che c'è vita all'esterno? Hai visto? Non dovrebbe esserci. Certo, ci sono molti posti orribili e molte bestie, ma riusciamo a cavarcela. Artyom, avevi ragione. C'è davvero gente che vive qui fuori. Lo dicevo. Non lo sapevamo. Credevamo di essere gli unici sopravvissuti. Cavolo. Daremo la notizia a tutta la metro. Ehi, vi avete portato nel bel mezzo del nulla! Possono farcela! Almeno ridategli le loro maschere! Non avranno bisogno delle maschere! Porca miseria! Che pelle dura che c'ha Artyom. Oh. C'è per la maschera. Beh, io direi che per questo episodio possiamo fermarci qui e alla prossima. Ciao ciao.